Mancavano pochi giorni a Natale e Babbo Natale era ancora a letto con un gran raffreddore. Cos'era successo? Com'è possibile che Babbo Natale, che dovrebbe essere abituato al freddo polare, avesse preso il raffreddore? Come sempre, prima di mettersi in viaggio per le consegne natalizie, aveva dormito una settimana intera. Ma siccome negli ultimi tempi aveva messo su una pancia che sembrava un pallone, le coperte erano scivolate giù dal letto, lasciandolo scoperto. Eh sì, Babbo Natale quell'autunno aveva davvero esagerato con i dolci: bignè alla crema di castagna, croissant al pistacchio, pasticcini alle mandorle e una montagna di tiramisù. Era sempre stato goloso, ma con l'età era diventato golosissimo. E poiché non andava in bicicletta, né in palestra, né in piscina, beh, questo è comprensibile, la piscina lassù nel polo è sempre ghiacciata. Non riusciva a smaltire nemmeno una caloria. Le camminate poi non facevano per lui. Due passi oltre la porta della sua casupola e già pensava di aver fatto una maratona. Che pigrone! Eccì! Fece Babbo Natale risvegliato dal suo stesso starnuto. Si stropicciò gli occhi, guardò la sveglia a forma di torta di cioccolato che troneggiava ai piedi del letto e realizzò che doveva sbrigarsi. Quell'anno niente renne. Il dottor De Polaris era stato chiaro: dovrà viaggiare al coperto. Non se lo sogni neppure un viaggio intorno al mondo a bordo della slitta. E così Babbo Natale aveva prenotato uno sfrecciarosso, un treno rapidissimo e senza spifferi, diceva la pubblicità.